Prova, prova. È andato. Prova. Amici della pallamano, benvenuti a questo appuntamento valido per la sesta giornata di campionato. Stanno per scendere in campo Junior Fasano e Bolzano. Qui al mio fianco il commento Lorenzo Russo, che già ringrazio, Tiziano Di Carlo in postazione video, e andiamo subito a elencare le formazioni che stanno già schierandosi qui nella palestra del Tizi di Fasano in questo caldo pomeriggio, tardo estivo, si deve dire. Il Bolzano che si schiera con Pedro Hermones, Rafael Rottensteiner tra i pali, Jonas Rossignoli, Filippo Pasini, Eric Udovicic, Jonas Walker, Emmanuel Ladakis, Jonas Matà, Martin Sogler, Zoe Vizzoni, David Grigic, Emil Prattner, Julian Nasser, capitano Dejan Turkovic, allenatore Mario Sporcic. La Junior che invece risponde con i tre portieri, Vito Foglio, Daniele Vince, Simone Sibiglio, poi Simone Angeloni, Filippo Angiolini, Emiliano Franceschetti, Gianluca Grassi, Albin Jörnstam, Davide Pugliese, Simon Jortembo, Domenico Pinto, Carlo Sperti, Leo Boggia, Davide Notarangelo, Gerco Bearvic, capitano di rientro Flavio Messina, allenatore Francesco Ancona, arbitro i signori Ciro e Luciano Cardone. Benvenuto, buon pomeriggio Ronzo. Buon pomeriggio a tutti, amici telespettatori di Eleven Sport. Siamo qui nella palestra Franco Zizzi di Fasano per cercare di commentarvi le immagini di questa sfida, dell'ennesima sfida possiamo definirla, tra Fasano e Bolzano, due società che hanno dato tanto alla pallamano in Italia e che ogni gara danno spettacolo. Spero anche quest'oggi sia così, Antonio, e buona pallamano a tutti voi amici. Sì, una sfida che è stata il simbolo della Coppa Italia, a coloro che hanno messo di ragione dentro match, sì. Quasi 30%, scusate, e infatti non bisogna tenersi alle disposizioni e rispettarle, e quindi comunque sia il pubblico fasanese risponde sempre presente quando gioca la Junior in casa. Junior che ha dato tanto soddisfazioni al pubblico fasanese, il pubblico fasanese ha sempre accompagnato la squadra anche nelle trasferte, come diceva appunto prima, come dicevi prima Antonio, Bolzano e Fasano ricorda partite dove la palestra Zizzi gremita in ogni ordine di posto e fino all'invernale va. Mi auguro anche che sia comunque quello della palestra. Innanzitutto dobbiamo degli elementi a referenza.
salutare la maglia della Junior Fasano, ma questo è mercato che vedremo più avanti. Ora andiamo già in Fasano che gestisce la palla con Turković. Terzini e poi a sorprendere Bearevic. Altra parte risponde Jensen, 1-1 il punteggio, pronti via in 40 secondi, già due reti. Ora si rallenta però il ritmo, questo errore diciamo di Armones che ha rilanciato frettolosamente non trovando i suoi compagni in fase di ripartenza. Junior che ha applicato la velocità, il Bolzano che invece ha costruito l'azione, Oronzo. Sì, Junior che con la ripresa veloce e un gran tiro di Yarstam ha realizzato, e ne vedremo tante azioni così veloci, due squadre che giocano una pallamano spettacolare. Grande parata di Vito Povio in questo preciso istante, riparte la Junior con Yarstam che scarica su Notarangelo, che scarica su Sperti. Peccato, una gran parata del portiere che... Sì, gli Ermones. Quindi prima Pasini, poi Sperti sullo stesso corridoio ma sul fronte opposto del braccio, possiamo definire. Si fanno parare la propria conclusione, poi c'è il fallo di Bearevic che si becca anche il cartellino giallo, fallo commesso ai danni di David Glicic. Notarangelo che abbiamo rivisto in campo nella partita di Eppan della Junior Fasano, sfortunato pareggio, diciamo così, avremo modo di parlarne. Il Bolzano che invece ha vinto di una rete contro il Merano 26-25, anche qui partita sotto l'occhio del giudice sportivo perché il Merano ha sporto ricorso. Ora c'è un fallo in attacco piuttosto evidente da parte della formazione altoatesina di Ladatis, dall'altra parte subito Franceschetti che piega il pozzo di Armones e porta in vantaggio la Junior. Ora rischia prima la inflazione di passi e poi sbaglia tutto Udovicic, poco lucido l'attacco del Bolzano in questi ultimi frangenti. Sì, gli era scivolata la palla, bravo l'arbitro a non fischiare il doppio palleggio in quanto non si era interrotto, quindi ha scaricato, poi ha sbagliato il passaggio che è finito sulla linea laterale, quindi con rimessa del Fasano che ora costruisce un'azione d'attacco con Angiolini. Yarstam che scarica su Notarangelo, Sperti, ancora Notarangelo, Yarstam che cerca di organizzare con Sperti che taglia, passaggio strepitoso da parte di Angiolini che imbecca Franceschetti che realizza portando la Junior sul 3-1. Antonio, grande Junior in questi ottima primi manovra, ottimo doppio incrocio tra Yarstam e Angiolini con poi il servizio pregevole per Franceschetti. Era stato bravo Ermones anche a intuire la traiettoria, a deviare, però non abbastanza da evitare che il pallone a fin di palo terminasse alle sue spalle. Dall'altra parte il Bolzano che attacca, ancora un'imprecisione, Angiolini che giunge per primo sulla sfera e batte Ermones ed è il secondo errore consecutivo. Bravo Angiolini ad approfittarne. Bravo Angiolini, rapido nel ripartire, diciamo errore di Udovic, errore però forse anche dell'ala destra di Sonnerer che non è stato preciso nel passaggio. Di solito nell'incrocio deve lasciare la palla, lui invece ha effettuato un passaggio e quindi ha messo diciamo fuori causa il terzino. Ora bella rete anche dall'altra parte con Glicic e converte in rete un passaggio di Turković, trovando anche l'aiuto del pallone. Adesso poi fa tutto da solo Angiolini, trova la traversa questa volta. Bravo dello scavalco, sfortunato della conclusione, Turković fa tutto bene. Dall'altra parte serve Pasini che trova Povio che salta per resta Zizzi. Parlavamo di divertimento, subito un match divertente, Ronzo. Ci sono tutte le premesse per esserlo, due squadre blasonate, due squadre che giocano una bella palla a mano, due allenatori che vogliono che il gioco sia molto veloce e quindi ciò non può far altro che garantire lo spettacolo. Tanto è bellissimo il passaggio no look di Jensen per Franceschetti, terza rete già per lui, sono i 5 minuti, un buon bottino. Dicevamo, osserviamo prima questa azione, Turković, Udovicic va a scontrarsi contro Carlo Sperti e i limiti della falla in attacco, richiama la tranquillità l'arbitro probabilmente.
non ci saranno provvedimenti, semplicemente voleva far asciugare il parco, però della concitazione si pensava forse a qualcosa di più. No, ha fermato il gioco perché purtroppo con il sudore si è bagnato il parquet è molto pericoloso quando è bagnato, quindi bravo l'arbitro a bloccare subito il gioco. Una coppia cresciuta molto questa. Sì, la coppia Ciro Cardone, Luciano Cardone. Bravi nel giro internazionale anche Ciro come arbitro e Luciano come commissario di Handball Beach. Bravi comunque, arbitrano da tanto tempo, figli, il loro padre era anche egli un arbitro bravissimo, il grande Giovanni Cardone, quindi anche loro hanno seguito le orme del padre. Intanto, abbastanza bravi. Meno bravo è stato Angiolini con questo errore clamoroso, purtroppo tu per sì. Tu con... Purtroppo sì. Si perde ancora, bravo, si è fatto perdonare subito, recupera palla Angiolini, ottimo passaggio per Notarangelo e che insacca la rete che porta la Junior sul 6-2 quando sono passati 5 minuti e 34 secondi ed è subito time out chiamato da Mario Sportic, doveroso visto questo avvio di cui abbiamo visto diversi errori a livello di passaggi, quindi di fondamentali base da parte del Bolzano, non ce l'aspettavamo. Infatti penso che il time out sia stato chiamato proprio per questo, non per impartire schemi tecnici, ma più che altro per i troppi errori commessi. Sporcic si è reso subito conto di questo, ecco per cui ha chiamato time out, perché è insolito vedere un time out dopo 5 minuti, però un bravo allenatore è capace di vedere anche questo e Mario Sporcic lo è. Sì, dicevamo, le ultime due partite di entrambe le squadre in cui diciamo non sono terminate pacificamente in senso sportivo del termine. La Junior che lamenta gli ultimi 5 secondi con prima una rete da piano giunta con un fallo in attacco, poi con un passivo fischiato frettolosamente da cui è scaduto il tiro franco vincente che ha fatto sì che Letta pareggiasse. Il Bolzano che invece ha vinto giù una lunghezza, ma il Merano lamenta un cronometro che ha continuato a correre a gioco fermo e con una trentina di secondi che sono sfuggiti proprio nel finale, con il Merano che poteva avere anche un uomo in più e quindi a spot di coscio difficilmente avrà ragione perché non esiste la prova TV, però è comunque indice di un'ultima giornata un po' movimentata per entrambi. Sì, però i direttori di gara hanno il cronometro sotto controllo, quindi se hanno fatto continuare è perché loro sono certi di quello che hanno ed fatto. È l'unico che fa fede, dobbiamo dire. Esatto, difficilmente sarà, anzi sono quasi sicuro che non sarà accolto il ricorso. Andiamo dall'altra parte. Sonnerer, Grigic, Udovcic, Grigic. Notarangelo strappa la palla dalle mani dell'attacco del Bolzano, palla a Sperti e calcio. La rete del 7-2. Diciamo un time out che non è servito molto perché tanta fretta, poca lucidità del Bolzano. Junior troppo concentrata, Junior che sta interpretando bene la gara e quindi non alza mai la guardia, cioè tiene sempre la guardia alta e quindi difficile per il Bolzano penetrare nella difesa Junior. Intanto abbiamo visto il giallo ad Angeloni che è stato veemente nella difesa, accettato con la massima sportività mettendo la propria azione difensiva prolungata. Vediamo Turco, c'è l'altra parte che vuole, cerca il pivot, non lo trova, c'è ancora difesa ottimale della Junior, battono le mani dalla panchina. Intanto c'è da fermare il cronometro ancora una volta, ma si riprenderà questa volta rapidamente. Angeloni che difende al posto di Angiolini in questa azione, poi Turkovic, Udovcic dietro la schiena per Sonner, razione prolungata, rischia il passivo, poi tira all'SL Udovcic. Questo tiro è frutto di un'ottima difesa della Junior che ha scaturito un tiro frettoloso. D'altra parte Jörstam non perdona, Junior che imprime un inizio killer alla gara. Non sarà facile continuare così, però un inizio veramente che non può che entusiasmare il pubblico della palestra Zizzi. No, Junior che mantiene alta la concentrazione, Junior che ha assorbito diciamo bene il colpo delle vicende di Appiano e comunque sia non si sono fatti distrarre da questo e devono appunto e stanno già facendo, dimostrando sul campo il valore Junior. Intanto Capitan Turkovic trova Fovio pronto sul palo di pertinenza e il Bolzano resta ancora una volta
a secco in questo attacco. In fase offensiva la Junior che invece presenta Domenico Pinto, un altro frutto del vivaio biancazzurro, ed è molto importante vederlo titolare, possiamo definire così, solo in fase offensiva, ma comunque presente. Flavio Messina non è al massimo, è rientrato quest'oggi a disposizione di coach ancora dopo un incidente che possiamo definire domestico, finito bene per fortuna. D'altra parte Angiolini perde la palla, però questa volta viene fischiato il fallo commesso da Zue Mizzoni, giunto in estate a Bolzano. Yarsan chiama uno schema, schema 5, staremo a vedere in cosa consiste. Angeloni sbaglia il passaggio, ve lo aspetti, lo tiene in gioco. Schema 5 significa palla a me, tiro io. Questa volta Ermones poteva fare di più su questo tiro non velocissimo, anche per schiacciato. Il tiro schiacciato non è sempre facile da parare. Infrazione di passi in questo caso, e riparte subito Junior che con Carlo Sperti realizza la rete numero 10, portando la Junior sul 10-2 quando sono trascorsi 9 minuti e 8 secondi di gioco. C'è da asciugare il parquet, e questa pausa non può che far bene al Bolzano per ordinare un po' le idee di questo inizio veramente da dimenticare a dir poco per la compagine alta tesina, che si presenta comunque un organico di tutto rilievo nonostante un mercato che ha visto cambiare diversi interpreti quest'estate. Ma contro una Junior così ben concentrata non è facile, non dobbiamo soltanto guardare i demeriti da parte del Bolzano, per carità, è una Junior che sta giocando una gran partita, concentrata, ripeto, rapide ripartenze, quindi non è facile. Il Bolzano sta facendo la sua gara. Junior che tra l'altro sta facendo, c'è ancora tante rotazioni, vediamo anche Grassi già schierato in difesa al posto di Notarangelo da questa parte. Ora muove tutto il Bolzano cercando un varco, Turković trova il piede di Sperti che rischia forse qualcosina in questo caso, però era fermo il piede, quindi non c'è stato il movimento incontro alla sfera. Infatti viene punito il giocatore quando allarga la gamba ad intercettare il passaggio, in questo caso braccio viene alzato punito. Nel passivo Sonnerer d'angolo zero non può fare molto, intanto cade a terra Sperti, si fa il gioco, problemi alla schiena per Sperti. Carlo Sperti che forse avrà subito un colpo nell'azione precedente, e comunque vediamo che riesce ad alzarsi, speriamo nulla di grave per Carlo. Carlo che ricordiamo è il miglior marcatore della Junior Fasano, sì. In via del tutto cautelativa mister Ancona lo richiama in panchina e sarà Pugliese a prendere il suo posto all'ala destra. Davide Pugliese, anch'egli molto giovane come Domenico Pinto, Junior insomma che oltre ad avere fuori classe punta tanto sui giovani, giovani nostrani chiamiamoli così, che sicuramente daranno tanto alla Junior, così come tanto hanno dato le nazionali giovanili, stanno dando le nazionali giovanili. Eh sì, anche sia Davide che Domenico Pinto hanno avuto la gioia di esordire anche tra le nazionali, tra la nazionale italiana di pallamano. Tanto dall'altra parte Angiolini, slalom proprio 7 metri, difesa in area, anche il giallo per Zoe Mizzoni, evidentemente anche trattenuto la maglia oltre a difendere praticamente nei 4 metri quasi della sua area. Dall'altra parte sarà Jörstam quindi contro a sfidare Ermones. Sperti è in piedi, Paolo Scuro non lo vediamo operativo, quindi probabilmente non è nulla di grave per fortuna. Tanto Jörstam prima finta, vedete, quasi mette a sedere Ermones, fuori tempo, più 9 Junior, un vantaggio che è complicato da gestire per il Bolzano. Ora esercizi per Sperti che viene manipolato da Oscuro. Turković interrompe la maledizione durata una decina di minuti con questa rete dell'11-3 tra le gambe di Povio, però la Juve è già proiettata in attacco con Angiolini che serve con qualche difficoltà a Jörstam che poi richiama alla calma i suoi compagni Angeloni, Pugliese, Angiolini, Jörstam, Angeloni,
Ierestam, mentre osserviamo anche con un occhio cosa è accaduto a Sperti, cerchiamo di capire. Abbiamo Grassi che esce dalla linea di pivot, Angeloni accelera, Angiolini, Pizzoni esce con decisione, blocca, era già stato ammonito nell'azione precedente, forse abbiamo visto male noi, forse non era stato lui che l'ha ammonito precedentemente, un po' frettoloso l'arbitro in questo caso, poteva tranquillamente far scorrere l'azione, la palla infatti era arrivata a pivot, avrebbe potuto dare successivamente la sanzione. Comunque riparte la Junior che costruisce una nuova fase d'attacco con Davide Pugliese sull'ala destra, Angeloni che scarica su Angiolini che realizza la rete numero 12 per la Junior. Tante soluzioni offensive la Junior, cerca il pivot, cerca l'ala, cerca ancora Angiolini, rischia i 2 minuti di sanzione temporanea e così ci sono, aver accompagnato a terra, infatti esce senza neanche guardare, sapeva di aver giusto, fatto giusta gloria. Giusta interpretazione da parte dell'arbitro. Sì, diciamo gli era sfuggito e poi lo ha accompagnato a terra in maniera troppo vistosa. Ma quando avviene questa cintura prolungata l'arbitro non può far altro che decretare appunto la sanzione. Tanto Sperti riprende il suo posto al sedere accanto a Franceschetti, a capitano Fabio Messina, che vediamo per la prima volta negli ultimi anni in versione scarso crinita. Cronometro che corre con il Bolzano che si presenta ora con la Dakis. Turkovic si libera bene Mizzoni, questa volta fugge alla marcatura di Pugliese, a vita facile nel superare Fovio che in maniera furba perde qualche secondo. Purtroppo la Junior in difesa in inferiorità numerica, quindi è stato effettuato uno scalare che ha messo in condizione appunto il pivot di tirare e realizzare. Poi c'è stata anche diciamo un po' di inesperienza da parte del duo molto giovane Grassi Pugliese e quindi ha avuto vita facile. Sì. Cotarangelo Pinto, era veramente quasi un under 20 intanto la Juve. Solo Franceschetti e io sono over. Angeloni che forza una conclusione, una posizione difficile per un destro, ma trova la risposta di Armones. Palla però ancora per la Junior con Notarangelo che grande Notarangelo, bravissimo Davide che ha quintato il tiro, ha messo fuori tempo l'avversario, poi con un palleggio è arrivato a tirare sulla testa del portiere realizzando la rete numero 13 per la Junior. È tornato in gran forma Notarangelo ed è un Notarangelo classe 2000, giovanissimo ma molto molto bravo. Come in questo caso anche Davide Pugliese molto bravo ad attendere l'avversario e indurlo a commettere fallo di sfondamento, bravo l'arbitro ad intervenire e fischiare un tiro in favore della Junior. Tecnicamente non è stato un gesto bellissimo da vedere quello di Rossignoli, no? Che non ha saputo come gestire la palla da quella posizione e alla divano, difficilmente vediamo queste giocate un po' goffe, però ci sta pure, magari l'ha ricevuta troppo sotto la linea dell'area, non ha avuto lo spazio per poterla gestire al meglio. Angeloni dall'altra parte, Notarangelo che alza il braccio sinistro nella sua mano dominante, però si prende un fallo sotto le gambe per Franceschetti che cambia mano dalla sinistra alla destra. Bravo Mizzoni a difendere bene, c'è da asciugare il parquet, cronometro fermo. Ottima l'intesa Jarsan Franceschetti, bellissimo passaggio, peccato nella conclusione. La difesa del Bolzano questa volta a seguire infatti. Franceschetti, quasi un quarto di gara andato via, possiamo definirla fortemente bianca-azzurra questo avvio di match. Il Bolzano che non si è ancora presentato nella palestra Zizzi dopo i primi 40-50 secondi che sembravano presagire un match equilibratissimo, poi la Junior è decollata, il Bolzano si è un po' lasciato andare con una serie di errori marchiani e ora la Junior gestisce 9 reti di vantaggio e deve continuare a gestire con la massima tranquillità perché il Bolzano comunque è grande squadra e incoraggiata ci metterebbe poco a recuperare gli stacchi. Infatti Antonio non bisogna minimamente sottovalutare il Bolzano che ci ha abituato a delle rimonte impossibili. Ora
rete di Notarangelo. C'è il fallo in attacco di Mizzoni su Franceschetti. Sì, Antonio, avevo notato io il pivot, spesso commesse, commette molto, diciamo, irruento appunto nel commettere dei blocchi irregolari, e quindi in questo caso l'arbitro è stato molto bravo. Avevo notato in altre due azioni precedenti stesso movimento del pivot in cui gli arbitri però non erano intervenuti. Sì, in questo caso l'arbitro era ben posizionato, l'azione era ancora lontana, quindi ha potuto vedere facilmente, no, il blocco, perché ovviamente gli arbitri sono due, spesso vi sono 6 contro 6 i contrasti, non è facile per un arbitro seguire. Iorsam palleggia, serve a Notaraggio, meglio finta di Notaraggio, braccio alzato del passivo, Angiolini scarica Pinto, però c'è un fallo fischiato, deve tirare Iorsam. C'è il muro e poi il palo con la palla che si spegne in fallo laterale. Finisce il passivo, segnala l'arbitro perché è stata toccata dal palo e dalla difesa, quindi è una nuova azione. Bravi anche a spiegarlo, abbiamo detto l'altra volta che è importante un dialogo anche per placare subito eventuali polemiche. È quello che si è verificato in questo caso. Iersam, Angiolini scarica questa volta in maniera non precisa per Pugliese. E può ripartire il Bolzano in maniera però macchinosa. Ora riesce ad avere un po' di spazio. Numero 7, Walker, che prepara la conclusione. Poi c'è l'invasione d'aria fischiata a Walker. Anzi, un fallo in attacco. E ancora una volta nulla di fatto per il Bolzano. Ecco Carlo Sperti rientrare in campo. Una bella notizia questa, vuol dire che si trattava esclusivamente di una contusione, è bello. Non di uno stiramento, peso. Infatti. Quindi Pugliese, io lo stampo. Si alza, però non riesce a bloccare poi il passaggio a Giolini, poi Jelstam quasi impatta contro uno dei due arbitri. E tutta la fuori a mano aperta. Respinge la prima conclusione e poi è di Radakis, poi è abbastanza inguardabile il tentativo di pallonetto di Radakis. Goffo che si spegne sul palo, poteva concludere in maniera diversa, mentre viene fermato il cronometro con gli arbitri che stanno verificando forse omogeneità di informazioni con i due cronometristi, perché non ci è sembrato di capire che le panchine abbiano protestato più di tanto. Poi non vedo neanche commissari al momento presenti. Potrebbe essere stata una richiesta da parte del cronometrista di fermare il tempo affinché potessero effettuare i dovuti controlli relativi al punteggio. A volte capita che soprattutto quando si tratta di azioni molto veloci il cronometrista non riesce, perché non è semplice, sembra semplice ma non lo è, essere veloci e quindi scrivere, far ripartire il tempo, bloccarlo. Quindi sicuramente avranno fatto i dovuti controlli. Squadre pronte per ripartire. Ecco Fovio che passa a Jarstam, che con Pugliese scambia la palla, poi per Angiolini Junior, che si accinge ad effettuare un'altra azione d'attacco. Ancora Jarstam con Angiolini, incrocia Franceschetti. Pugliese che si porta sui 9 metri e realizza una splendida rete. Abbastanza statica la difesa del Bolzano, passiva in questi incroci, resta anche troppo bassa. Infatti Pugliese ha tirato praticamente incontrastato, mentre anche Sonera non lo stiamo riconoscendo. Non è da lui neanche fare, anzi non era Sonera, anzi è Sonera, sì. Non è da lui commettere questi errori dall'ala, uno dei giocatori più nazionale. Antonio, sul risultato 15-4 si perde un po' tutto, la lucidità. Sì, e infatti quindi anche Bolzano che non riesce a reagire, diciamo, a questa brutta situazione di gioco. Infatti, come appunto hai accennato, molto statici in difesa, poco efficaci in attacco, e in questo caso in un'azione di contropiede abbiamo visto realizzare la rete del 15-5. Sì, Sperti. Pugliese da e Angiolini si sono ben intesi, e questa volta Sonner
che è ora a difendere a uomo in più, a 5-1, a tenere lontano Jørstam. Vediamo se questo provvedimento riuscirà a migliorare la situazione difensiva della Junior, però non vediamo molto convinto la marcatura, infatti si appiattisce subito. Ed esperti che poi prova un servizio alla ala per Pinto, bravo, reattivo questa volta la difesa del Franceschetti, che gira bene, poi c'è un 7 metri e un 2 minuti per Mizzoni. Ancora una volta Mizzoni in fase difensiva molto scordinato, commette fallo e quindi l'arbitro ha atteso prima l'esito del tiro e, non avendo realizzato la rete, ha fischiato un tiro da 7 metri, giustissimo, poiché il difensore ha difeso nella propria area e sappiamo benissimo che il regolamento non consente di difendere con i piedi in aria. Poi per i 2 minuti evidentemente anche esagerato, no? Con l'esito, forse c'è stata una protesta, abbiamo ben capito, però più che altro ci è sembrata irruenta, forse una cosa, ha tirato la maglia dalla nostra postazione, eravamo coperti, non abbiamo forse ben visto. Mentre c'è Jørstam che sfida nuovamente il portiere ospite, fantastico di rigore di Jørstam, tutto a polso, tutto effetto. E non c'è storia per il Bolzano, più 11. E entra in campo infatti Rottensteiner con Hermones che dà un calcio al sacco dei palloni. Ovviamente gesto di frustrazione, nessuna polemica, nessuna protesta. Ci sta assolutamente sotto questo passivo. Mentre ancora confusione in attacco con Turkovic che però riesce a servire Sonnerer con Povio che fa due passi e gli chiude lo specchio. Peccato per Pinto che non si è reso conto che il portiere era fuori dalla porta, avrebbe potuto realizzare forse un po' di timore da parte sua, visto appunto la sua generalità. Forse era stato anche distratto da Coccia ancora che lo stava rimproverando per aver lasciato un po' di spazio a Sonnerer. Bravo comunque a recuperare palla. Sì. Ora Junior che costruisce una nuova azione d'attacco con Notarangelo che scarica su Jørstam. Jørstam che scarica su Franceschetti che cerca, sì, un tiro. Avrebbe potuto ottenere, effettuare un tiro migliore, purtroppo ha tentato la virgola che comunque è stata, era centrale. Rottensteiner è stato comunque bravo, mentre Pasini rimprovera una lentezza nella ripartenza dei suoi compagni di squadra che hanno veramente, sono storditi come un pugile dopo tre round di pugni. Fovio neutralizza la conclusione di Ladakis e Angiolini ora gestisce il pallone del possibile più 12. Jørstam, Notarangelo, bravo Notarangelo, bravissimo Notarangelo che ha scaricato immediatamente la palla sull'ala destra a dove tempo zero, cioè bravissimo, senza... bravo, sono questi attimi, questi millesimi di secondi che mettono poi il compagno di squadra in condizione, poi Carlo Sperti che non attende mai la palla, parte in anticipo e quindi con un passo si trova davanti al portiere, e Carlo Sperti quando è davanti al portiere il risultato è solo uno, gol. Esatto. Mentre torna Mizzoni, attacca con 7 uomini il Bolzano, prova anche questa tattica, ma non c'è spazio, non c'è spazio, e Ladakis frustrato trova le stelle, il muro alle spalle del portiere, poi che poi prova a rilanciare subito Sperti, ma Pasini intercetta la sfera, la porta è la vuota, perché il Bolzano sta quindi, come detto prima, attaccando con un uomo in più in avanti, con due pivot per cercare di aprire un po' i varchi. Infatti che non si apre. Sporcic chiede di allargarsi, no? Chiede a Mizzoni di allargarsi perché con doppio pivot i pivot devono agire distanti tra di loro per cercare di aprire spazi, altrimenti non ha senso, sì. Infatti e Mizzoni che non è entrato in partita, sì, non pervenuto, e quindi Sporcic l'ho visto abbastanza adirato nei suoi confronti. Non vorremmo essere gli spogliatoi del Bolzano alla fine del primo tempo. Mancano poco più di 7 minuti al termine della gara. Junior in vantaggio 17-5 sul Bolzano. Bolzano che costruisce un'azione d'attacco con
Certo che se poi Fabio parla così diventa ancora più frustrante. Turkovic che si è fatto neutralizzare appunto il tiro da Fovio. Junior, il giovanissimo Vito Fovio, esordiente sì, in questa stagione, che esalta anche il pubblico. E c'è il time out chiamato da Francesco Ancona. Piccolo, in tutta la pausa anche per noi. 17-5 risultato. Torniamo in cronaca diretta con il time out che si esaurisce, anche se sono ancora tutti vicino a Coach Ancona, o meglio Jörstam che sta parlando con i suoi compagni di squadra. Sicuramente sta invocando qualche schema più spettacolare, mentre torna in campo anche capitano Flavio Messina. Torna in campo per la prima volta, cioè scende in campo per la prima volta di oggi, torna in campo dopo due gare. Tutto pronto per ricominciare dopo che uscirà il ragazzo incaricato di asciugare il parquet nell'area difesa da Rottensteiner. Riparte il cronometro, 17-5 il punteggio. Non state leggendo male se vi state collegando solo in questo momento, è proprio così la Junior che sta demolendo in questa prima frazione il Bolzano, ma c'è ancora tantissimo da giocare. Notarangelo, Angiolini lascia a Franceschetti, vantaggio concesso dagli arbitri. Angiolini, Jörstam, Angiolini, 18-5. Troppo statica la difesa del Bolzano, anche qui accetta passivamente. Bravo Angiolini però a fintare il tiro, quindi far abbassare le mani all'avversario e poi realizzare una bella rete. Però non c'è quel passo in avanti della difesa, no? A cercare di rubare il tempo. Hai definito bene, difesa statica il Bolzano, poco arcigno in difesa, quindi Junior che ha vita facile in questa situazione. Tanto Notarangelo e Esperti impediscono che proprio finisca a Mizzoni, c'è un fallo, già ripresa l'azione. Udovicic, Grigic, Turkovic, non c'è spazio e ora rischia anche di commettere passi. Turkovic, Walker, Udovicic, braccio alzato per il passivo, Turco ci deve tirare, finisce il tempo concesso per tirare, e questo è il sinonimo maggiore della difesa perfetta. Quando si arriva a far fischiare il passivo vuol dire che è stato tutto perfetto. Tra l'altro una difesa con un uomo in meno, perché il Bolzano sta cercando con due pivot. Vedo un Bolzano Turkovic dipendente, sono tutti alla ricerca di Turkovic, che è l'unico che poi si assume la responsabilità di andare a tiro. Quindi in questo caso ci sono stati tanti passaggi e poi Turkovic che doveva comunque tirare, perché altrimenti l'arbitro avrebbe fischiato passivo. Ora angolo proibitivo per Esperti, che trova la risposta positiva di Rottensteiner, che sta salvando i suoi in quest'ultima fase. Poi c'è una esclusione temporanea per Notarangelo, anche qui si poteva dare il vantaggio. Se l'arbitro un po' frettoloso aveva visto giustamente il fallo da due minuti di Notarangelo, avrebbe potuto tranquillamente attendere l'esito. Infatti c'era Lala Walker, in ottima posizione di tiro. Sì, Pasini, scusate. A volte capita di sbagliare anche agli arbitri, va. Comunque, sì, sono atleti anche loro in campo. Infatti. Udovicic, Turkovic. Giunge ora la palla a Pasini, che non trova la porta. Tanta frustrazione
nelle file del Bolzano. Non pare non vedano l'ora di terminare questo supplizio per quanto riguarda perlomeno la prima frazione. Poi ci sarà tempo per parlare meglio degli spogliatoi e per cercare di riaddrizzare una barca in cattive acque questo primo tempo per il Bolzano. Ottimale invece la situazione per la Junior, che ora può gestire con maggior tranquillità, vedendo tutti gli atleti al referto scendere in campo praticamente. Angiolini sbaglia per Angeloni. Troppa calma può causare però questi errori, Oronzo. No, non è abituato a giocare sotto ritmo. C'è stata, non si sono intesi, Gentiloni che si avvicinava per ricevere. Grande Povio che poi però nulla può sulla sul secondo tentativo di Ladakis. Però era stato ancora una volta bravo Sudovicic col piede a negare la rete. Sono giocatori, Antonio, non sono macchine, quindi errare un passaggio può succedere. No, ovviamente stavamo scherzando a proposito del ritmo della Juve, che è stato abbassato, no? Giustamente dopo vantaggio che ha toccato il più 13, dopo neanche un tempo di gioco, non si vede facilmente la palla a mano. È una squadra immatura anche in questo, ha saputo gestire la partita. La Junior è matura perché deve gestire le proprie forze, quindi diciamo in questa fase grande passaggio. Antonio, tu forse mi dirai che io sono innamorato di questo Grassi, ma questo ragazzo è fenomenale. Sì, ha le movenze giuste. Bravo, bravo nello spostarsi, molto bravo, si fa trovare sempre lì e poi difficilmente sbaglia. Bravo, bravo. Era stata anche un po' fortuna la Giulia prima nel ritrovare il pallone, la difesa in area di Jersam, 7 metri sacrosanto. Dicevamo, nella rete di Grassi, Angiolini si è ritrovato la palla tra le mani quando sembrava essere stata rubata la difesa del Bolzano, che nella circostanza non è stato proprio fortunatissimo. Poi il tiro fuori di Ladakis si è tramutato in 7 metri per la difesa in area evidente di Jersam. Ora Turkovic contro Povio. Sono 20 anni che vediamo questa sfida quasi, con la traversa che nega la rete a Turkovic, anche lui non in giornata positivissima, per usare un eufemismo. Con Povio in porta, la porta non la vedi, non è facile. Anche un giocatore come Turkovic può sbagliare. Infatti ha preso la traversa e poi la mano di Capitan Messina ha fatto sì che la palla giungesse nelle mani della Junior, che si accinge quindi a costruire una nuova fase d'attacco con Jastan che scarica su Angeloni, Angeloni su Angiolini, Angiolini che incrocia con Angeloni che scarica su Jastan, e ancora Angeloni che in doppio appoggio realizza anche qui. Antonio, si ruba il tempo alla difesa, al portiere, ma il bravissimo difensore deve avere le mani alte, in questo caso aveva le mani basse e quindi non ha avuto difficoltà ad insaccare. D'altra parte Udovicic cerca un varco, fa tutto il giro, poi serve la Dakis, la Dakis a Sonerer che questa volta batte Povio. Perlomeno il Bolzano sta trovando qualche rete in questa fase, quando manca un minuto praticamente al termine del primo tempo, qualche secondo in più. Antonio, vedevo Fovio disperarsi per la rete subita, immagina un portiere che ha subito solo 7 gol e si dispera per la rete subita. Il Bolzano tra l'altro, sì. È questo che fa la differenza, sì. Esatto, la mentalità di un giocatore vincente, la mentalità di un giocatore che difficilmente può trasmettere, non so quando avverrà. Peccato. Bravo per Sperti della... peccato che si era liberato benissimo, ha colpito la parte superiore della, della traversa e la palla è finita fuori. Eccolo lì ancora Povio, l'under Vito Povio, under in senso di reti concesse agli avversari. E quanto è importante per chi lo guarda in panchina col successo ruolo vedere, aiuta appunto a crescere tanto tanto, perché i ragazzini hanno, ogni ragazzino ha il suo idolo, e quindi loro che vedono effettuare da Fovio queste parate hanno solo la fortuna di poter apprendere. Certo, Grassi deve tirare, sta finendo il tempo, sarà un tiro franco. Con Grassi hanno avuto lo spazio per girarsi in tempo utile. Vediamo se la Junior andrà al tiro oppure lascerà la palla a terra. Ci sarà
c'è il tiro, finisce 20-7 primo tempo, che lascia sorpresa quasi la palestra Zizi. Sì, come mi aspettavo, siamo di, anche noi. Mi aspettavo di più da questo Bolzano, sinceramente, però ripeto, è la, l'ottima, non buona, ottima prestazione della Junior che ha fatto sì che il Bolzano non si esprimesse ai propri livelli. Quando hai di fronte una squadra così concentrata non è facile. Non è facile perché con una difesa così, dove un Bearevic supera in quest'oggi non solo Bearevic ma tutta la difesa compatta, bravi, bravi davvero, che non ti consentono appunto di arrivare ad, ad effettuare i tiri. Ringrazio Rozzo per questo commento a fine primo tempo e diamo appuntamento alla ripresa di questo match valido per la stessa giornata tra la Junior Fasano e Bolzano.
Stanno rientrando le due compagini in campo, 27 il finale del primo tempo. Approfittiamo di questo periodo morto che intercorre tra l'inizio della ripresa e il calcio della ripresa e appunto ritorno in campo le due formazioni, con andando a elencare quelle che sono le partite di giornata. Oltre Fasano Bolzano si sta giocando, credo sarà finita, Siracusa a Piano, poi Bressano Nesecchia, Cassano Magnago Trieste e Merano Pressano. In questa giornata c'è anche c'è anche Sassari con Versano, che sarebbe stato il big match di giornata insieme a Fasano Bolzano, però il Sassari è impegnato nella European Cup e quindi partita rinviata al 10 novembre. Riposa invece il Carpi. Prossimo turno che vedrà invece in campo la Junior in casa nuovamente qui contro il Merano, sabato prossimo alle 19. Sugli altri campi Bolzano Siracusa, Carpi con Versano, Rubiera Cassano Magnago, Bressano Bressanone Trieste Sassari, riposerà l'Appiano. Hai detto tu stesso in via di cronaca, Carlo Asperti, miglior realizzatore, 32 reti per la Junior, 32 reti alla vicina dell'incontro. Capocannonieri, o meglio, miglior realizzatore finora, il trio Striker, Lazarevic, Arceo con 35 reti, mentre Oronzo mi segnala opportunamente che il Siracusa ha vinto la sua prima gara del campionato per 21-20 sull'Appiano. Dicevamo Striker, Lazarevic, Arcei 35 reti, segue Turkovic del Bolzano 33, Sonerer, Esperti 32, quindi uno per parte in campo. Poi troviamo Jörstam a 29 in decima posizione, Angiolini in sedicesima a 22, Franceschetti 19esima con 20 reti nelle prime 5 giornate. Junior che nel cammino prima di questo incontro ha vinto a Rubiera per 34-25, poi in casa sul Carpi per 30-24, a Trieste di misura per 26-25, ultima in casa sul Pressano 22-24, poi il pareggio di Appiano per 32 pari. Bolzano che invece è esordito con una sconfitta a Pressano per 30-26, poi vittoria sul Trieste 28-23, pareggio da Appiano anche per il Bolzano 34 pari, sconfitta a Cassano Magnago per 25-23 e poi la vittoria sul Merano per 27-26 sub iudice. Pertanto sono in classifica 5 punti del Bolzano, 4 in meno della Junior che è capolista, un punto di vantaggio sul Sassari che ha una gara in meno avendo riposato. Sembra tutto pronto per iniziare con il secondo tempo. Azzeriamo il cronometro, via alle ostilità. Junior che riprende con fuori tre pali, Messina, Angiolini, Franceschetti, Jörstam, Notarangelo, Esperti. Si rivede tra i pali del Bolzano invece il portiere Ermones con Udovicic, Mizzoni, Sonnerer, Ladakis, Turkovic e Pasini a difendere. Angiolini, Mizzoni esce, questa volta con un tempismo migliore rispetto a quanto fatto vedere nel primo tempo, ma commette fallo. Jörstam, serve Franceschetti che però si tiro procura da 7 metri, Antonio giustissimo, ed è stato anche perdonato dall'arbitro perché c'è stata una vistosa trattenuta di maglia e in questo caso il rigore è accompagnato dalla sanzione, sì. In questo caso l'arbitro ha indicato lasciato la difesa in area, quindi ha voluto perdonare evidenziando la colpa minore, diciamo, delle due. È scordinato e quindi sempre in ritardo, irruento nella fase difensiva, quindi non che la Dakis abbia fatto meglio sinceramente in fase difensiva.
il risultato è sempre lo stesso dall'altra parte. 21-7 rete del Bolzano, vediamo se si scuote con maggior veemenza offensiva. Vediamo, Dolcic non trova Varchi, ora Turković, fallo in attacco, esperto, esperti e anche furbo nel prendere posizione. La schiena torna a far un po' male e questa volta però resta in campo. Angiolini, Jørstad ne approfitta, quasi un mini time out per chiamare uno schema al suo compagno. Sposta anche il pivot da buon centrale, qual è? Resta alto con Sonner che lo tiene lontano. Angiolini da dietro la schiena per Flavio Messina che trova la risposta di Hermones. Dall'altra parte Sonner quasi da pivot, anzi da posizione di pivot, realizza l'ottava rete del Bolzano. Secondo tempo che è iniziato non in maniera molto diversa dal primo, non so. Sì, diciamo però una Junior tranquilla che gestisce bene la gara e quindi non più con quella velocità con cui aveva iniziato, anche perché bisogna tener conto che bisogna risparmiare energie per tutta la gara. Sì, c'è un tempo intero da disputare. Alle porte c'è la sfida contro il Merano, che non è l'ultima compagine del campionato. Assolutamente, assolutamente. Merano è una squadra. Antonio, voglio comunque segnare. È un campionato molto, ma molto equilibrato. Sì, si può perdere e vincere ogni sabato. Infatti. Sono squadre ben attrezzate per disputare il campionato di Serie A e questo dà vita appunto ad un campionato bellissimo per chi ama la pallamano. Intanto abbiamo visto una bella azione di Angiolini che ha lasciato sul posto la Dacis, poi però ha trovato la risposta di Hermones, conclusione non irresistibile. Associandomi a quello che hai appena detto, anche il risultato, no? Siracusa a piano, Siracusa che era a 0 punti e ha vinto contro la squadra che ha fermato la capolista solo 7 giorni fa. Sì, infatti, anche di una sola lunghezza, però non è facile andare a Siracusa e quindi sarà stata sicuramente una bella gara. D'altra parte Turković, Udovic, braccio e passivo alzato, Fovio nega il gol a Udovic, Fovio che arriva ovunque quest'oggi. Botarangelo, Jørstad, Franceschetti, Angiolini, Fabio Messina, Angiolini, Notarangelo, Jørstad, Franceschetti esce dalla linea del pivot, Notarangelo arriva come un treno, carica per Angiolini che serve Flavio Messina, non ha lo spazio da tirare, braccio alzato per passare dall'altra parte, poi la palla giunge a Franceschetti con un paio di rimpalli favorevoli al pivot biancazzurro ed è rete 22 per la Junior. Tanto Angiolini deve stare attento nella sua azione difensiva. Turković è bravissimo questa volta a trovare la rete. Col Turco ci lamenta forse anche un colpo ricevuto da Angiolini che stava semplicemente murando. Vediamo intanto Sperti che è in posizione di pivot, ma è Jørstad che con i suoi occhi bionici indovina un passaggio da 10 metri nelle mani di Franceschetti, che era bravissimo Franceschetti a realizzare sulla testa del portiere. Parliamo di un portiere alto 1,90 m, quindi far passare la palla in 10 cm significa avere sicurezza. Noi non lo vediamo, non lo vediamo lo spazio da qui, sinceramente. Infatti, Turković e la Dacis finalmente fa vedere, finalmente per i tifosi altoatesini fa vedere un gesto tecnico degno di un terzino sinistro, un tiro di elevazione piena, mentre c'è da riprendere il gioco con Flavio Messina che aveva attraversato troppo presto la linea di metà campo.
mentre nota Arangelo calma il pubblico vasanese, che in realtà è molto tranquillo quest'oggi. Naturalmente il risultato non poteva che tranquillizzare i tifosi alcazzurri. Gerstam, braccio alzato nel passivo, Pugliese fa tutto da solo, palo, poi è Armones che si porta la palla dentro. Nella pallamano difficilmente si dà l'autorete, in questo caso si potrebbe pure dare, però va premiato Pugliese anche per il gesto. Ora impatto tra Udovcic e Beari. Udovcic spinto da Notarangelo, che viene punito con la seconda esclusione temporanea per lui. Grande chiusura del capitano, che ha lasciato la sua postazione per andare in soccorso del compagno. È quello che un giocatore deve fare, aiutare il suo compagno di squadra, che appunto ha impedito il tiro dai 6 metri. Infatti ora riprenderà con un tiro da 9 metri per il Bolzano. Nel frattempo Cucciancola sostituisce Siberic con Angiolini. Ora palla per Soler, che lo siede, poi proprio si impedisce anche che la palla finisca sul fondo. E Foglio si prende gli ennesimi applausi di questo pomeriggio da grande protagonista. Però Messina ride con Franceschetti. Certamente massima tranquillità per la Junior. Ora Pugliese, Angiolini, Jørstam. Però Messina, Jørstam, Angiolini, ancora Pugliese, Sperti incrocia le sue spalle, un incrocio un po' brutto da vedere, un po' statica ora anche la Junior, giustamente. Ofero Messina, braccio alzato del passivo, Pugliese sbaglia l'intesa con Angiolini, era commetto sotto passivo, però non un'azione bellissima questa della Junior. Dall'altra parte Pasini ancora una volta non riesce a domesticare la sfera, quindi non riesce il Bolzano proprio a sfruttare gli errori della Junior e anche la superiorità numerica. Bronzo, no, infatti c'è stato, è seguito un errore della Junior, un altro errore del Bolzano, e nel quindi pallone. Non data l'opportunità di accorciare le distanze per Bolzano. Ora Junior che costruisce una nuova azione di gioco con Jørstam. Jørstam, Angiolini che incrocia con Capitan Messina, Davide Pugliese con Jørstam che scarica su Sperti. Sperti che in elevazione apre per Davide Pugliese, che è sfortunato nella una serie di incroci, abbiamo perso il nella numero conclusione, sì, bella azione della Junior, un po' prolungata ma comunque bella, fluida, che ha portato al tiro Davide Pugliese, che ha colpito il palo da posizione non sua. Poi dall'altra parte la Dakis ripete il gesto di poc'anzi e realizza la rete numero 11 per il Bolzano, reso meno amaro il passivo. Con la Junior che ora attacca a pieno organico, terminata l'esclusione temporanea di Notarangelo, che resta però in panchina. Angiolini, Pugliese, c'è un corridoio per lui dove si può entrare facilmente come lama nel burro. Lachis riesce a servire bene Mizzoni, poi 7 metri e sospensione temporanea per Angiolini, il tuffo acrobatico di Mizzoni, questa volta subisce fallo Mizzoni, sì, sì. Giusto, giusto il tiro da 7 sì, metri, tutto corretto, bravi, tutto corretto. Bravi gli arbitri ad applicare anche la sanzione in questo caso. Certo, non è difficile arbitrare una partita con questo distacco, Rozzano. Assolutamente, anche se no, non sono i brevi dall'inizio. Anzi, io dico sempre che diventa molto più difficile arbitrare queste gare dove la concentrazione la tensione, è così, sì. La concentrazione degli arbitri potrebbe venir meno. Loro invece, esperti, bravi gli arbitri, mantengono la concentrazione. Ora Soler tira sul fischio e porta a 12 le reti del Bolzano. Riparte la Junior con Messina che scarica su Iago, Notarangelo, Davide Pugliese, ancora Notarangelo, Jørstam, Junior in fase di costruzione, e Notarangelo che chiama lo schema, Jørstam, e incrocia Flavio Messina che riceve da Notarangelo. Una spinta Franceschetti dal solito Mizzoni, che
commette fallo, l'arbitro interrompe il gioco per dare la possibilità di asciugare il parquet, che ripeto è molto pericoloso quando è bagnato, molto scivoloso e pericoloso per i giocatori. Bravi, bravi davvero i ragazzi, si cercano e si trovano alla perfezione. La Junior che non molla un centimetro, continua a insistere e tutti stanno facendo pienamente il loro compito. Abbiamo visto la rete spettacolare di Leo Messina, ora anche Notarangelo. Ora è Mizzoni che è libero al tiro. Forse qualcosina ha lasciato perdere dietro la Junior. Ora Esperti che sbaglia un passaggio per Notarangelo. Bolzano non sembra voler accelerare, Oronzo. E Bolzano che non è entrato in campo con la giusta mentalità, quella di dover sorprendere la Junior, sta continuando sulla falsa riga della prima frazione di gioco.
Junior invece che dal canto suo svolge il suo compito pienamente. Capitan Messina che supera il suo avversario con 1-2 e realizza la rete e induce anche all'esclusione temporanea. Sì, c'è stato un fallo giustamente sanzionato dall'arbitro. Risultato sul 28-14 quando è trascorsa poco meno della metà della seconda frazione di gioco con la Junior saldamente in vantaggio. Ora diventa complicato davvero per il Bolzano. Sì, Antonio, non è mai stato in discussione il risultato. Junior, ripeto, che è maestro anche in questo, nel gestire il risultato. Bozzano sinceramente mi ha sorpreso negativamente, pensavo di più da questa squadra, però ripeto, quando ci sono queste partite bisogna vedere fino a che punto è demerito della squadra o merito della squadra avversaria, e io penso che sia più merito della Junior che non consente agli avversari di esprimere il proprio gioco. Si riscalda Siviglio alle spalle di Cocciancuola, mentre c'è un colpo subito al volto di Walker da parte di Angeloni al momento del tiro acrobatico parato da Fabio. Situazione un po' dubbia questa, perché c'è stato, la palla rotolava all'interno dell'area dei 6 metri e quindi non può essere assolutamente toccata dal giocatore. L'arbitro però ha visto un fallo sui 9 metri che sicuramente sarà sfuggito ai nostri occhi. Comunque c'è stato un colpo in realtà, inizialmente l'arbitro a fondo aveva dato l'invasione sicuramente ci sarà stato un fallo, ripeto, che sarà sfuggito ai nostri occhi. Bravo l'arbitro, sicuramente piazzato meglio di noi, Antonio. Sì, un colpo sicuramente Walker l'ha subito contro Angeloni. Turković quasi pallavolistico questo passaggio di Ladakis per Soder, ma Fovio quest'oggi dice quasi sempre di no anche a uno dei più forti, anzi forse l'ala destra più forte insieme molto a Carlo Sperti d'Italia, Soder, sì, uno dei più forti sicuramente. Jörstam, Notarangelo, Sperti, volante per Jörstam, volante con pallonetto, e qui si alzano tutti in piedi per questo schema preparato e portato a termine alla perfezione dalla Junior. Bravi, bravi ragazzi che si trovano magnificamente e che favoriscono appunto lo spettacolo della pallamano. Ecco, ora anche i tifosi locali che si scaldano ad incitare i propri beniamini. Fantastico, atmosfera fantastica nonostante le limitazioni. Bello, bello vedere questi spettatori al seguito della squadra. Bella anche ora la rete di Sonner, perché di potenza di andato a trovare con l'aiuto del palo il gol numero 15 del Bolzano, mentre Fabio mima il movimento che avrebbe dovuto fare per cercare di neutralizzare. Anche qui tanta mentalità da parte di Fabio. Ora Mizzoni chiede di gestire la palla per gesti bellissimi questi, sì. Secondo me mette in risalto tutta la sportività che c'è appunto in questo gioco. È maschio ma allo stesso tempo col mancino, bravo Notarangelo. Anche qui la voglia di segnare prevale sul spostare la palla della mano giusta. Notarangelo lo blocchi prima di partire, perché se parte non lo fermi più. Sì, ovviamente deve imparare a gestire in silenzio, perché certe volte rischia di commettere palle in attacco, però è sempre in miglioramento da questo punto di vista, e quest'oggi non abbiamo proprio visto palle in attacco, sempre bravo e preciso. Non ci scordiamo che ha soltanto 21 anni il ragazzo, sì. Molto giovane. Capitan Messina che in maniera del tutto fortuita recupera la palla, scarica su Angeloni su Beharivic. Nuova azione per la Junior, Notarangelo che scarica ancora su Angeloni per Capitan Messina sul versante sinistro. Messina è protagonista del recupero di questa sfera, ne ha tagliato la linea del passaggio
tra Turković e Sonnerer, si è trovato la palla addosso, bravissimo. E ora più 15 Junior che può attaccare per il più 16, mentre c'è anche Boggia che sta per entrare insieme a Sibiglio. Passerella, anzi non passerella, ampio tratto di gioco, mentre Grassi non riesce questa volta a bloccare il passaggio di Jerstam. Arriva in corsa Walker e trova la rete. Standing ovation per Vito Fovio che lascia il parquet. Applausi a scena aperta. La prestazione mostruosa dell'espertissimo portiere della Junior. Al suo posto Simone Sibiglio, giovane di belle speranze, anche lui figlio d'arte, anche se il padre faceva un altro ruolo. Anche se un altro ruolo, comunque sì. Anche il padre ha lasciato il segno nella pallamano. Anche Simone promettente, bravissimo ancora. Capitan Messina che realizza. Dicevamo, Simone molto giovane e molto molto bravo. Naturalmente soltanto dando spazio ai giovani si aiuta a crescere. Mister Ancona in questo fa bene a dare ampio minutaggio appunto ai giovani e permettergli quindi di mettersi in mostra. Sì, ora la rete di Mata che spiazza lo Sibiglio, però Francesco Ancona che giustamente vuole tenere concentrati i suoi. Una difesa questa volta leggerina da parte della Junior. Ora Jerstam, serve Messina che chiede scusa ad Angeloni. È stato un po' egoista Flavio, perché Angeloni era arrivato appunto, sì. È comunque bello anche questo, bello da vedere anche questo. Bravissimo comunque, tiro che finisce fuori, ma Simone che era sulla traiettoria della palla, bravo ad allungarsi. Entra anche Boggia al posto di Sperti, applausi anche per lui. Praticamente ora a parte Vinci, tre giovanissimi, la Padula, tutti sono entrati in campo, sì. Tre giovanissimi, se vogliamo considerare anziani Angeloni, Angiolini e Messina, gli altri di tenera età. Mamma mia, che gol! Bellissimo! Un gol stupendo! Fantastico! Mani nei capelli qui del pubblico, perché veramente una prodezza stupenda. Jastam ormai ci ha abituato a questi suoi preziosismi. Precisione, potenza nel tiro, e questo per un portiere diventa difficile da parare. Jerstam che forse non entrerà più in campo. Vediamo la Padula numero 28 pronto a entrare. Si prende anche l'abbraccio di Jerstam, mentre c'è Matà. Walker prova il Bolzano a cercare con orgoglio, con il minimo di orgoglio, di rendere meno brutale questa sconfitta, ma non sarà facile. E Giulio continua a difendere bene. Ora scavalca Beharevic che impedisce a Walker di tirare, c'è anche il passivo, il rischio del passivo. Bravo Kostadinovic a tirare sulla testa di Simone Sibiglio, con Francesco Ancona che non è contento di questo tiro concesso troppo facilmente. La Padula entra in campo, centrale giovanissimo anche lui. La Padula un classe 2004 come Grassi. Si scappa proprio loro due la palla. Angiolini, buffe fallo. Andiamo. Ecco, arrivano i due minuti per Rossignoli. Fallo piuttosto eccessivo, non giusta anche questa scusa temporanea. Diciamo Boggia classe 2005, abbiamo due 2004, un 2005, un 2003 tra i pali Simone Sibiglio e Angeloni col suo, la sua classe 99, è un veterano praticamente, oltre capitano Flavio Messina che vediamo qui a fare da chioccia in campo a questo manipolo di ragazzini.
Angeloni entra bene, copre uno con 7 metri. Spinta in elevazione, quindi sì, giusta. Anche qui i due minuti potevano esserci. Esatto, perché c'erano gli estremi per dare. Guarda, in queste situazioni l'importante è che il giocatore non si faccia male, l'arbitro è inutile andare. Peccato pure mortificare ulteriormente, non quadro. E realizza la Padula con freddezza e esperienza sul fischio di due arbitri. Prova il 33-18. Sono dei rigori che mettono in serie difficoltà i portieri, perché non danno tempo di prepararsi, sì. E non è facile tirarli, perché a volte potrebbe partire il tiro prima del fischio e quindi si rischiano di perdere il posto. Infatti è Zeliko Bearević che recupera palla. Junior di nuovo in attacco con Angiolini, che lascia alla Padula per Angeloni. Ancora la Padula che organizza la fase d'attacco chiamando lo schema. La Padula, Angeloni. La Padula, ancora spazio. Bravo a servire Angeloni, che poi non trova Flavio Messina, che doveva essere lì, ma Flavio era venuto a incrociare dietro. Nessuno dei due allenatori ha chiamato time out in questa ripresa, forse si vuole terminare quanto prima. Mister Ancona, che ha avuto la possibilità di schierare tutti i giocatori in campo, sì. Anche i giovanissimi, manca, sì. Anche i giovanissimi, e che quindi si gode appunto la prestazione dei suoi giocatori. Intanto Soder trova la rete sul primo palo. A proposito di giovani, c'è Plattner che è entrato nelle fila della formazione altoatesina, classe 2003, la giovane ala sinistra della formazione del Bolzano. La Padula, Angiolini, Flavio Messina va come inserirsi come secondo pivot. Angeloni che anticipa bene, però non trova la porta, aveva spiazzato Rottensteiner. Ora il Bolzano cerca un mini break. Angeloni lo ferma bene, anche se per gli arbitri è eccessivo eccessiva la difesa. Due minuti, a me era sembrato che aveva bloccato il pallone, però forse ma in fase, sì, di tiro bloccare è molto pericoloso, perché e quindi generazione, giusta, sì, giusta la decisione dell'arbitro. Quindi 33-19 il punteggio. Mancano poco meno di 6 minuti al termine della contesa. Più 14 junior, è stata anche più 15. Ora può ridurre lo svantaggio il Bolzano. Siamo a Plattner, l'abbiamo citato poc'anzi. Matà, rete di Matà. Ha abbastanza spazio questa volta, ovviamente con l'uomo in meno rinuncia sempre al portiere Francesco Ancona per attaccare a pieno organico. Vediamo Boggia, Pugliese, la Padula, Angiolini. 2001 Pugliese, quindi si ringiovanisce ulteriormente la rosa. Ora Boggia, forse con l'aiuto del piede. Angiolini, serie di finte, passivo alzato, Pugliese tira la conclusione, forza la conclusione, la porta resta libera, non se ne accorge nessuno del Bolzano. Anche questo brutto segnale, no Ronzi? Ormai sono consapevoli, testa, sì. Sì, sono consapevoli ormai di aver perso la gara, quindi stanno cercando di portare a termine la gara stessa, con però dignità, senza alcuna speranza di riagguantare il risultato. In campo tutti i giovani, anche nelle fila del Bolzano. Vediamo ora in posizione di pivot. C'è la rete di Walker. Posizione di pivot numero 32, Julian Grasser. Classe 2003 anche lui.
più 12 ora il parziale, quindi mini break di 3-0 per la formazione altotesina. La Padula, Grassi, Pugliese, Angiolini, si alza tantissimo, non riesce a stringere il polso. Intanto Boggia uscendo rischia di far male a Beharevic, ci vado sul tappetino. Antonio, ammiravo la panchina della Junior, è impressionante vedere Beharevic, Fovio, Jalstam, Franceschetti in panchina e in campo questi giovani, e la dice lunga su quella che è la Junior. C'è anche un giovane Fabio Messina, mentre Walker fa il quarto gol consecutivo del Bolzano, 4-0 di parziale. Sibigliola non è entrato in un momento in cui la difesa lo sta aiutando. Tieni conto che comunque sia i centimetri sono diversi. Infatti, questo volevo dirti. Pallamano, la difesa è fondamentale per il portiere. Se la difesa difende bene, senza nulla togliere ai giocatori ora in campo, però stiamo parlando di tutt'altra cosa rispetto ai giocatori in campo fino a pochi minuti fa. Sì. Il portiere in questa situazione può, ma relativamente, sì, fare comunque, qualcosa tirando in maniera così facile. Però Pugliese trova il tiro d'angolo, la rimessa dall'angolo, c'è sempre il braccio del passivo alzato, non dovrebbe avere molto tempo la Junior per tirare, anzi Ottaraggio dovrebbe tirare adesso e riesce a trovare la rete sull'ultimo passaggio a interrompere questo momento positivo per il Bolzano. Anche Paolo De Santis dalla panchina, esperto difensore, segnala ai suoi ex compagni di parlarsi, no, per aiutarsi nel posizionamento difensivo. Più 11 Junior, 34-23, due minuti al termine, anche meno. La Padula, Notarangelo, Pugliese, La Padula che forza la conclusione sotto fallo. Impressionante come coach Ancona ha redarguito ancora Grassi, il reo di non aver seguito l'avversario. È bello vedere questo, nonostante il risultato così ampiamente al sicuro a pochi minuti dalla fine. È molto stimolante per il giocatore. 7 metri procurato da Pugliese con questo ingresso contrastato dalla difesa del Bolzano. Va parato Rottensteiner, che ora sfida Boggia, tocca a lui, tentativo di trasformazione, anche lui in rete come la Padula. Si invita a far bene quest'ultima difesa. Nell'ultimo minuto, ovviamente, il pubblico in piedi a battere le mani a questa squadra che resta capolista. E ampiamente il vantaggio sul Sassari, che a questo punto avrà due gare in meno rispetto alla Junior, quindi virtualmente potrebbe superare la formazione biancazzurra. C'è il fallo di Flavio Messina, ma porta poco. Ora prova sotto mano, deviazione di Pugliese, si riparte dall'angolo per il Bolzano che ha ancora 6 secondi per cercare di ridurre il gap. Vediamo se riesce a tirare. No, suona la sirena e termina il match con la Junior che porta a casa i due punti, 35-23. Match senza storia praticamente dal terzo minuto del primo tempo. Assolutamente no, ripeto, una Junior determinata, una Junior concentrata dal primo minuto, ha fatto sì che Bolzano fosse subito messa a distanza e poi ha gestito benissimo la gara. Un Bolzano che sinceramente pensavo potesse reagire, ciò non è avvenuto, quindi il risultato nella seconda frazione ha rispettato quello che è stato il primo tempo. Una Junior capolista, una Junior che, peccato per il punto lasciato da Piano,
che comunque resta in battuta. Appuntamento qui ancora una volta sabato, la Juve che sfiderà il Merano, un'altra gara che si preannuncia intensa e complicata, probabilmente più di questa di oggi. Finisce 25-35-23 e saluto e ringrazio Ronzo Russo al mio fianco, ringrazio Tiziano Di Carolo, grazie a tutti, arrivederci.